Voci, ringrazio e benedico tutti i segnali di pace, giornali del paese, le persone, le istituzioni che si portano nell'aiuto, nella lotta per le vittime dei disastri naturali, dei nostri uomini che vengono qui animati al desiderio di promuovere la vita. Alcuni hanno perso la vita e non si sentivano capaci, come l'ambasciatore di Luca.